A questa età spesso le ragazzine sono deluse dai coetanei e cercano qualcuno più grande. Una di loro sbotta. È durata fino all'anno scorso, è finita perché ho scoperto che non era in realtà come pensavo io, era uno come tutti gli altri, era un immaturo. Non pensava alle ragazze, ma solo a giocare a pallone. Patrizia con fare disinvolto, gioca a fare la donna. È successo quest'anno in Calabria, a dire la verità lui mi veniva dietro già da un po' di tempo, però io non ci facevo caso. Poi pian piano me ne sono accorta, stiamo ancora insieme, lui però in Calabria. Quando scrivo le lettere a mia cugina lo mando a salutare. Ci sono dei momenti in cui vorrei vederlo, ma non sempre, perché qui a Milano ci sono tante ragazze. Altre volte l'infatuazione dura veramente poco, ce lo dice una delle tredicenni, con aria candida. E di 5 o 6 giorni fa l'ho conosciuto a scuola durante la ricreazione, mi piaceva da morire, l'ho frequentato 2 o 3 giorni, ma poi mi sono stancata, non mi piaceva più, lui c'è rimasto male, cosa ci posso fare? Eppure prima mi piaceva. Queste ragazze appaiono più dure, più determinate dei maschi, più indifferenti alle conseguenze delle loro azioni. È come se fossero attente a percepire e sperimentare la sostanza dei propri sentimenti, perciò ignorano le conseguenze dei loro gesti, non si curano di fatto del dolore, delle frustrazioni che provocano. La loro è un'esperienza primaria, tutta chiusa in se stessa, tutta attesa a provare, a memorizzare, a costruire il proprio mondo interiore. Il secondo gruppo di domande aveva come scopo di sapere se i nostri ragazzi erano interessati ai personaggi pubblici, cantanti, attori del cinema e della televisione, campioni dello sport, cioè a quelle persone che vengono chiamate divi. Chiedevamo se avevano un divo preferito e li invitavamo a parlarne. A dire che sentimenti provavano nei nostri riguardi. Il nostro obiettivo principale consisteva nel sapere se sentivano una vera e propria attrazione amorosa, se facevano fantasia amorosa. Alla fine chiedevamo che cosa avrebbero fatto, se avessero potuto incontrarlo veramente, se avessero dimostrato un interesse nei loro riguardi. Avrebbero lasciato il loro ragazzo o la loro ragazza per seguirlo? Chi avrebbero scelto tra i due? Tutti i tredicenni maschi hanno in mente qualche personaggio femminile del mondo dello spettacolo, da cui sono affascinati. Le preferite sono Madonna, Kim Basinger, Gianna Nannini, Carol Hart, sono pieni di ammirazione. Talvolta eroticamente attratti, in certi casi intimiditi, smarriti. Ecco cosa dice l'ammiratore di Kim Basinger. È una bella signora, la ammiro molto, fantastica ogni volta che guardo le sue foto, a volte è fantastico di uscire con lei, di portarla a mangiare una pizza, immagino anche di essere più grande, altrimenti non vale. I sentimenti che provo per lei però non sono come quelli che provo per la mia ragazza, sono minori. Kim è un sogno che non si potrà mai realizzare. Se dovessi scegliere, non sceglierai lei perché è troppo grande per me e perché non vorrei far soffrire la mia ragazza, che magari mi ama di più. Ma era diversa la reazione di un ammiratore di Carol Hart. È una bella donna, penso che abbia anche un bel carattere. Lo capisco dalle interviste che dai ai giornali. Mi piacerebbe parlare, conoscerla, ma i miei sentimenti verso di lei non hanno nulla a che fare con quelli che ho per la mia ragazza, scusate. Se ho la ragazza, resto fedele a lei. Ancora più drastico è questo ammiratore di Madonna. Madonna, sì, mi piace, ma non provo niente, sono tutto preso dalla mia ragazza. No, i sentimenti sono totalmente diversi, sì, per conoscerla, uscire con lei. Ma non certo per restare insieme, non me ne importa nulla. Nessuno di loro fa fantasia amorosa. Con le dive che ammira, i sentimenti provati nei loro riguardi non possono nemmeno essere chiamati amorosi. Sono intessuti di ammirazione per la bellezza, di interesse erotico, di rispetto e di curiosità.
Sono una signora grande, qui potranno pensare forse a un'altra età, ma non certo ora. Il loro amore si dirige senza esitazione verso le loro coetanee. Ed è di questo che si innamorano, con tenerezza, con forza, con serietà, anche se non sono quasi mai ricambiati. Siamo a pagina 23.